un'iniziativa che viene organizzata dall'Archivio di Stato in collaborazione con l'Associazione Italia Medievale e con Archeion, Associazione degli Amici dell'Archivio di Stato. Io oggi sono particolarmente felice di avere con noi il professor Paolo Grillo, docente di Storia Medievale all'Università Statale di Milano, oltre perché è un grandissimo docente e anche un ottimo divulgatore, ma soprattutto perché ha scelto un argomento molto interessante per noi milanesi, che è quello delle acque domate. E come spunto per questo incontro è stata selezionata una pergamena del 1233 che ci narra di una roggia scavata in comune fra tre famiglie milanesi. Quindi una cosa che ci riguarda direttamente e che ci può svelare un aspetto poco conosciuto del nostro territorio, di cui ancora oggi noi godiamo e usufruiamo. Io non mi perdo in altre chiacchiere, vi lascio al professor Grillo e vi auguro buon ascolto e buona conferenza. Grazie. Grazie a Maurizio per questa presentazione, grazie all'archivio per l'invito e grazie a tutti voi per aver voluto spendere un sabato mattina venendo qui ad ascoltare. Allora, ecco, questo è, l'avete già visto davvero, il documento di cui parleremo e che ho scelto quando è stato proposto dagli Amici d'Italia Medievale di presenziare e fare questa conferenza perché in una certa misura fa pandà con il documento di cui forse qualcuno era presente, avevo parlato nella precedente edizione di questi incontri. In quell'occasione avevo parlato di un diploma interitario, un documento molto più imponente, molto più grande, molto più importante, emesso nel 1185 dall'imperatore Federico Barbarossa per concludere la riconciliazione con Milano dopo il grande conflitto che tutti conoscete, portò alla distruzione della città prima e poi alla rivincita sul campo di battaglia del Milano poi. Ecco, questo invece è un documento del tutto diverso. Qui non ci sono grandi protagonisti, non ci sono protagonisti che stanno sui libri di storia, nessuno di questi persone, sono quattro famiglie in realtà che si accordano perché tre realizzino questa roggia. Ecco, nessuno di questi personaggi trova posto nelle grandi sintesi, nei grandi manuali, nessuno è diventato famoso. Erano benestanti, erano personaggi di buone famiglie milanesi, ma vedrete, nessuna di queste famiglie ha lasciato chissà quale impronta nella storia, e l'atto di per sé è un documento abbastanza corrente. L'avete anche visto, non si presenta in maniera particolarmente imponente, è un normale documento che testimonia un accordo per appunto scavare una roccia. Ma la cosa che mi piaceva venire qui a sottolineare è che appunto la storia non è fatta solo dai grandi personaggi, non è fatta solo dai colossi che dominano l'immaginario collettivo. In realtà, lo dico senza retorica, la storia è per la maggior parte fatta dalle persone comuni. E non solo. La cosa forse che è un po' più difficile da percepire è che in gran parte il lavoro dello storico è fatto nel seguire le tracce di queste persone comuni, nel andare a capire come viveva la gente, quali erano le cose che cambiavano davvero la società e il mondo. Ecco, questi
complessivamente sei personaggi che troveremo protagonisti di questo documento, hanno messo il loro piccolo tassello nella costruzione, nel grande mutamento del paesaggio delle campagne intorno a Milano, avvenuto fra il XII e il XV secolo. E in questo forse il loro lascito è più importante paradossalmente di quello di Federico Barbarossa, cioè mentre Federico Barbarossa tutto sommato non ha nessuna influenza sul mondo d'oggi, ecco questa rete, questa capillare reticolo di canali, rogge, scolatoi che ancora adesso, appena usciti da Milano, si incontra più o meno dappertutto, ecco ancora adesso quella rete di canali, molti dei quali hanno 700, 800, alcuni addirittura 900 anni, sono fondamentali per la vita, la salute e la produttività delle pianure della Lombardia. A partire dal 200, soprattutto dalla fine del XII secolo, poi soprattutto nel 200, viene messo in atto un cambiamento radicale di quelle che sono del paesaggio e dei modi di vivere e di sfruttare il terreno nelle zone circostanti Milano. Per capirci, partiamo banalmente da una cartina di Milano per capire di che cosa stiamo parlando. Milano, la cui etimologia più probabile è appunto in mezzo alla pianura, in medio Lano. Qualcuno di voi conoscerebbe, c'è però un po' più fantasiosa del maiale che era per metà coperto di lana, ma appunto quella è chiaramente un'etimologia fantastica del Milano. Sorge in una posizione curiosa perché se ci pensate, la stragrande maggioranza delle grandi metropoli europee sorge o sullo sfondo di un fiume, o sullo sfondo di un lago, o sullo sfondo di un mare. Sono pochissime le grandi città europee che vivano senza acqua. E Milano è una di queste pochissime, poiché appunto in medio sta più o meno a uguale distanza dai due fiumi principali della zona, fra l'Adda e il Ticino, ma non è direttamente affacciata su nessuno dei due, a sud. Cioè Milano è più o meno in quel punto in cui finisce l'alta pianura e inizia la bassa pianura lombarda. E cosa vuol dire la bassa pianura lombarda? La bassa pianura lombarda vuol dire terreni argillosi che non sono permeabili all'acqua e dunque una situazione del terreno particolarmente difficile perché l'acqua che invece filtra nei terreni più calcarei e porosi del nord arriva e dove incontra dei blocchi d'argilla esce, sono le famose risorgive che adesso sono praticamente scomparse, ma nel Medioevo caratterizzavano capillarmente il territorio e si impaludano, crea zone non sfruttabili per la presenza di paludi, di stagni. Altre aree invece sono aride, dove l'acqua non riesce ad arrivare. Questa situazione cambia improvvisamente, appunto, tra la fine del XII secolo, e io metterei una data precisa a questo cambiamento, cioè il 1178, quando, secondo le cronache dell'epoca, si comincia a scavare il naviglio, quello che poi diventerà il naviglio grande, per due secoli e mezzo, fino alla metà del 400, i milanesi scaveranno sistematicamente, e non solo i milanesi, anche i lodigiani, i cremonesi, in tutta la Lombardia, scaveranno
si scava per appunto domare le acque, il che vuol dire redistribuirle più o meno in maniera equilibrata tra togliendole dalle zone e bonificando quindi le zone dove ce n'era troppa e usandole per irrigare le zone dove ce n'era poca. Un lavoro appunto che si svolge su due piani. I grandi canali, i navigli, quelli che poi diventeranno noti come i navigli, su cui agisce l'autorità pubblica, che sono promossi dal comune e finanziati, coordinati i lavori dal comune, e poi i casi come la nostra Pergamena, cioè innestandosi sui grandi fossati realizzati dall'autorità pubblica, i privati cominciano a loro volta a scavare una rete di rogge, canaletti più piccoli, fino a appunto raggiungere creare un reticolo capillare che si estende su tutta la bassa pianura. Il duplice fossato, in realtà il fossato interno e il cosiddetto Re dei Fossi più esterno, ma soffermiamoci soprattutto sul fossato più interno, quello della cosiddetta cerchia dei Navigli, per intenderci. Perché? Perché i milanesi lo organizzano in una maniera particolare. Guardate, ve lo descrive Tommasin della Riva, il frate umiliato che a fine 200 celebra in quest'opera famosissima le grandezze di Milano, appunto. E tra le grandezze di Milano, secondo Tommasin, c'è il fossato, perché è un fossato di mirabile bellezza e larghezza, circondato da ogni lato la città, e non lo riempie uno stagno putrido o melmoso, ma acqua viva di sorgente, ricca di pesci e di gamberi. Perché volevo partire dal fossato della città? Perché ci dà subito le due coordinate. La prima è l'iniziativa dei milanesi nel domare l'acqua. Quindi il fossato, che fra l'altro era sostanzialmente l'unica difesa di Milano all'epoca, perché non esisteva una cinta muraria fino agli Sconti, la realizzazione degli Sconti. Prima Milano era difesa dall'avere un enorme esercito e dall'avere un enorme fossato, ma che in realtà i nemici, dopo il Barbarossa, non arriveranno mai nemmeno a sfiorare, perché l'esercito milanese era in grado di tenere via bada a distanza dal fossato. Il fossato milanese in realtà è gestito come se fosse un fiume, cioè gli vengono fatti confluire i fiumi che arrivano da nord, il Seveso in particolare, l'Ambro, e l'acqua gira attorno alla città per poi uscire da alcuni corsi d'acqua, e l'Ambro Merdario in particolare, il nome è quello che è, gli storici sono divisi se questo sia dovuto al fatto che era meridionale, cioè considerato un ramo sud dell'Ambro, oppure proprio dovuto al fatto che neanche all'epoca funzionavano i depuratori milanesi, oppure la Vettabbia, cioè una vecchia roggia di età romana. Quindi una grande ambizione nel gestire le acque, nel creare questa sorta di fiume artificiale attorno alla città, ma soprattutto il testo di Bombesin ci dà i due parametri per cui l'acqua può essere buona o cattiva nell'idea medievale, che in parte è anche la nostra. Cioè, l'acqua ferma è cattiva, non la riempie di stagno putrido o melmoso. L'acqua fredda è il male, porta malattie, porta zanzare, insetti, se la si beve porta la dissenteria. L'acqua in movimento invece è buona, è limpida, pura, ci possono vivere i pesci e i gamberi, in più così non lo dice, ma l'acqua in movimento, lo diceva sui brani, l'acqua in movimento può essere usata per irrigare, l'acqua in movimento
muove tutta una serie di macchine, perché il Medioevo è molto industrializzato, non conosce il motore a vapore, ma sfrutta l'energia idraulica all'estremo, e Milano, che è un'enorme città fabbrica, che esporta i suoi panilani, i suoi fustagni, le sue armi, i suoi prodotti metallici in tutto il bacino del Mediterraneo, riesce a produrre queste cose anche grazie alla grande abbondanza di acque che muovono migliaia e migliaia di mulini per nutrire la città, di impianti a follone, cioè degli enormi martelli che battevano le stoffe per lavorare le stoffe e impermeabilizzarle, maglie per lavorare il ferro, seghe idrauliche per lavorare il legno e la pietra. Quindi l'acqua è un'enorme risorsa fondamentale per la vita e per l'economia di una città. Sì. Paradossalmente, secondo me, in realtà, la prima finalità con cui i milanesi cominciano a domare l'acqua, in realtà non è nessuna di queste, ma è militare. Cioè, tanti si sono chiesti perché è stato scavato il Naviglio Grande. Ci sono tante risposte: il Naviglio Grande serve a irrigare, serve a bonificare, il Naviglio Grande mette in comunicazione la città col Ticino e quindi con una via d'acqua molto importante, perché poi attraverso il Naviglio Grande si entra nel Ticino, di lì si può risalire fino al Lago Maggiore, poi dal Lago Maggiore si aprono i passi alpini, si arriva molto facilmente a Bellinzona, molto più economicamente che facendo la via di terra attraverso Como, Bellinzona, poi per dire il Gottardo, oppure si può proseguire verso ovest, il Sempione e i Grandi Battelli francesi. Tutto giusto, ma probabilmente queste sono cose aggiunte a posteriori. In realtà, il Naviglio Grande viene appunto scavato 2 anni dopo la battaglia di Legnano, e probabilmente non è una coincidenza, perché la battaglia di Legnano si combatte perché Barbarossa era disceso, aveva raggiunto le sue truppe che erano discese dallo Spluga a Como e le stava portando qua via con un itinerario molto pericoloso, e la Naviglio Grande incidentalmente taglia proprio questo itinerario, crea una barriera fra Como e Pavia, due città con cui Milano aveva rapporti, diciamo, spesso molto tesi. E quindi non è impossibile che la prima motivazione della fondazione della Naviglio Grande sia stata militare. Ma rapidissimamente, appunto, ci si accorge delle grandi potenzialità del Naviglio e di queste opere di canalizzazione, per cui vengono poi proseguite in maniera capillare. Quindi la Naviglio Grande, che prima arrivava fino alla via Grassoli e poi esteso fino a Milano, poi si realizza questo per il fossato fra Milano e Pavia, poi si tenta di realizzare un asse fra il Lambro e l'Adda senza successo, i Lodigiani a loro volta realizzano il grande canale della Muzza, il più grande canale ancora adesso per portata d'acqua d'Europa, e via così fino poi al 300, quando i Visconti, disponendo di una base territoriale molto più vasta, allargheranno a loro volta le fondazioni. E come vi dicevo, questi canali, qui la copiata è un po' forzata, nel senso che questa è una carta di fine 400 che mostra la Vettabbia, questo è un testo trecentesco invece che illustra il Naviglio, ci fa vedere però una duplice funzione di questi grandi canali. Come vedete, da questi grandi canali si ramificano, la rappresentazione schematica ovviamente, perché vuol solo far vedere la presenza di questi canali, non di ricostruirne tutto l'andamento, ma dall'asse rappresentato dalle grandi vie d'acqua realizzate o promosse dall'autorità pubblica, appunto, si diparte, si ramificano
una serie di canali minori, le nostre rogge, realizzate per la maggior parte da privati, dai proprietari terrieri, dei dintorni, laici o ecclesiastici. E la cosa interessante di questo, che ci mostra questo testo, che sono visto più di 300 testi delle strade delle acque, è che queste canalizzazioni che si ramificano dai grandi canali, alle volte prelevano l'acqua dal canale e la portano via, quindi hanno declarato degli infrastrutti fiumi, la Latina Marche del Vitto Naviglio, entrano in quello, altri entrano. E questo sono i nomi delle bocche dalle quali si possono cavare e derivare dall'acqua del Naviglio, altri escono. Cioè, il Naviglio non porta l'acqua, il Naviglio mette in movimento l'acqua, tanto ne esce quanto ne entra, perché appunto il concetto è bonificare, prosciugare le zone dove ce n'è troppa e invece irrigare, rifornire d'acqua le zone dove ce n'è poca. E allora vediamo appunto come nel piccolo queste persone hanno operato per cambiare il paesaggio. Prima di tutto i protagonisti. L'atto viene erogato, si trovano davanti a un notaio per mettere per iscritto gli impegni che ognuno di loro prende, e l'atto è erogato nel centro di Milano, nella chiesa di Sant'Alessandro, in Zebedia, cioè a poche centinaia di metri dalla mia università, dietro Chiesa di Sant'Alessandro, dietro Piazza Missori, magari qualcuno di voi la conosce perché ci fanno dei magnifici concerti d'organo, fra le altre cose. Noi la conosciamo perché il nostro dipartimento di lingue è lì, e quindi per noi della statale è un luogo consuetissimo. Tanto per intenderci, c'è scritto qua. Sembra una scrittura assurda, ma in realtà con un po' d'occhio decifra facilmente. Qui per esempio vedete come noi scriviamo S puntato, loro scrivevano SC per dire santo, e qui si legge ALEXANDRI, quello che potrebbe essere un nostro stampatello minuscolo abbastanza normale, Ecclesia Sant'Alessandro. Quindi nel portico della casa del parroco di Sant'Alessandro in Zebedia si trovano questi personaggi: Roba Castello Gambaro ed Enrico suo nipote, Benno del Fu Uberto Curti, Rudalberto del Cambiago, Alderico e Uberto, figli del Fu Uberto di Palazzo, tutti di Milano. Come vi dicevo, vedete nessun grande personaggio, no? Nessun Visconti, nessun della Torre o esponenti di quelle grandi famiglie, i Mirabilli, i Mandelli, insomma, che ancora adesso magari hanno qualche strada dedicata o qualche palazzo che ne ricorda la grandezza. Queste sono famiglie abbastanza importanti nella Milano d'epoca. Qualcuna di loro, con i Gambari e il palazzo, magari ha espresso qualche consigliere comunale, anche qualche detentore di cariche pubbliche abbastanza importanti. Mudalbergo del Cambiago è mio vecchio amico, perché sua figlia fondò durante la crisi mistica una casa umiliata che poi ebbe tutta una serie di vicende molto divertenti, perché le monache fautrici di guelfe e ghibelline cominciarono a litigare, alla fine dovettero sdoppiare la casa per evitare che litigassero e cose del genere. Però insomma sono personaggi appunto dotati di una qualche ricchezza, di soldi, beni fondiari, ma appunto non conti, non sono conti, non sono marchesi, non sono quei personaggioni che di solito siamo abituati a frequentare. E un'altra cosa interessante sono tutti laici. Sottolineo questo aspetto perché, come vi dicevo, la grande parte dei che ci sono arrivati del 200.000 mesi vengono da fogli ecclesiastici, perché semplicemente gli enti ecclesiastici hanno di solito una vita molto più lunga
rispetto alle famiglie o ai singoli personaggi, quindi conservano molto più a lungo i loro documenti. Questo però rischia di darci una prospettiva falsa delle cose, perché ovviamente gli enti ecclesiastici conservano gli atti di cui sono protagonisti loro, per cui poi noi rischiamo di non vedere più tutto quello che avveniva fuori dal giro degli ecclesiastici. Anche quest'atto viene da un fondo ecclesiastico, viene dall'archivio di Chiaravalle, del monastero cistercense di Chiaravalle Milanese, ma evidentemente è stato fatto prima, cioè è confluito in un secondo momento, probabilmente come atti presentati per una lite o per attestare qualche diritto. L'accordo in realtà tirato le fila è abbastanza semplice, io ve l'ho presentato come lo presenta il documento. Bello Curtus deve lasciare che l'acqua che passa dalle sue terre, dai suoi prati, dal luogo di Miglano, che vi ho fatto vedere prima, in giù possa entrare nella roggia da farsi in quella pertica di terra che detto Benno ha appena comprato a Castello da suo nipote in località Ropa, affinché arrivi fino al prato romano per irrigare il detto prato romano. Benno potrà usare l'acqua per irrigare il pezzo del prato romano che ha appena comprato. Quindi il motore di tutta l'operazione è sempre questo Benno Curtus, che ha comprato un pezzo di prato e lo vuole irrigare. Per poterlo irrigare ha bisogno di farci arrivare l'acqua e quindi compra delle terre da Castello Gambaro per scavarci dentro questa benedetta roggia. Siccome evidentemente l'investimento è troppo elevato per le sue risorse, però coinvolge rapidamente anche gli altri. L'atto intanto ci descrive, nel suo primo tratto la roggia sarà anche circolagittata, cioè 5,2 metri. Penso in lunghezza, perché onestamente per una roggia 5 metri di larghezza mi sembrano davvero un po' tanti. Quindi questo primo tratto, che è abbastanza corto, a dire la verità, andrà realizzato, ma appunto, siccome è molto costoso comunque fare un lavoro del genere, se ne spartiranno il castello il nipote, Benno e i due del palazzo, che intervengono adesso come finanziatori, in ragione di un terzo per uno. Non è tutto qui, non stiamo parlando di 5 metri di roggia, perché la roggia proseguirà e al ricoperto del palazzo la faranno proseguire la detta roggia sfruttando già un fossato già scavato che passa accanto alla vigna di Mudalbergo di Campiano nella località Novella, poi passerà per altre terre di Mudalbergo, in quelle di Robacastello e Nipote località Lagunetta. E poi a riconverso li porteranno ad un albergo delle terre impegnate dandogliene altrettante. Insomma, qui si descrive abbastanza precisamente l'itinerario che farà questa roggia. Noi non siamo in grado adesso di ricostruirlo perché non sappiamo, allora per loro era ovvio dove era la vigna di Mudalbergo che cambiamo, noi invece non lo sappiamo dove è la vigna di Mudalbergo, quindi non riusciamo a ricostruire il tracciato preciso. Ve l'ho messo perché vi volevo far vedere però il lavoro che può fare uno storico su questo tipo di documenti, perché il documento ci dà l'informazione che ci vuole dare, cioè questo documento vuole darci l'informazione che questo gruppo di personaggi si è messo d'accordo per costruire una roggia e l'hanno effettivamente costruita. Ma poi il documento ci dà tutta una serie di informazioni collaterali. E se uno ha la pazienza di stare a interrogarlo e a leggerlo, possono emergere in maniera interessante. Per esempio, questo documento ci dà una piccola idea del paesaggio di questa zona prima dello scavo della roggia. E per esempio ci fa vedere che questa è una zona in cui già ci sono stati degli investimenti per cercare di coltivare terre e migliorare il rendimento. Da cosa lo capiamo? La vigna di Mudalbergo si chiama Novella e quindi evidentemente è una zona in cui sono state realizzate queste vigne nuove che hanno preso il nome di vigne Novelle. Non sappiamo quanto tempo prima, se è stato lo stesso Mudalbergo o se è successo magari mezzo secolo prima, però ci suggerisce già un paesaggio in trasformazione. E guardate l'altro lato, come vi dicevo, questo panorama che prima di questa colossale opera di addomesticamento dell'acqua doveva essere caratterizzata da stagni e paludi, infatti le terre
dei gamberi sono in località Luneto, piccola laguna, con ogni evidenza. I milanesi con questo colossale, con questa colossale impresa di scavo e di appunto addomesticamento delle acque, allestiscono un sistema agrario avanzatissimo, in cui ci sono questi prati irrigui e probabilmente in parte già col sistema delle marcite, che non so se lo conoscete, insomma, si creano dei dislivelli in maniera che l'acqua che passa in canalette in cima a questi dislivelli, traboccando, crea una sorta di velo permanente d'acqua, il che favorisce la crescita praticamente continua dell'erba da foraggio. Questi grandi pascoli foraggeri, vedete infatti che il canale che abbiamo appena visto serviva ad irrigare i prati e i pascoli e a trasformare dei gerbi, dei territori incolti, in pascoli. Questi pascoli diventano una fonte di ricchezza incredibile perché consentono l'allevamento di grandi quantità di bestiame su spazi relativamente ridotti, quindi senza sottrarre troppo spazio alle coltivazioni che sono altrettanto preziose per l'alimentazione di una città. Non solo, questo bestiame allevato in grandi quantità non solo nutre i cittadini, non solo alimenta l'industria cittadina, i cuoi, le pelli, le pergamene come questa, pensate quante l'industria scrittoria viveva sulla presenza di bestiame, senza bestiame non si potevano fare nemmeno i libri, neanche i documenti, quindi non solo questo bestiame costituiva una ricchezza enorme per le manifatture cittadine e per l'alimentazione dei cittadini, ma il letame prodotto da questo bestiame andava ancora sui campi. E quindi anche la produzione agricola milanese viene avvantaggiata dalla grande ricchezza. Insomma, un sistema agrario efficientissimo in cui allevamento e coltivazione si incrociano senza competere, ma arricchendosi l'una con l'altra, che farà poi la grande ricchezza di Milano appunto fino al 500-600. Per chiudere, mentre cercavo appunto di capire più o meno quale fosse la località di cui parlava questo documento, sono inciampato sul dizionario corografico della Lombardia, che erano queste opere che si facevano nell'Ottocento per la descrizione capillare, località per località dei centri, e Di Vigliano diceva è località ubertosa per pascoli e per agricoltura, e allora mi ha divertito pensare che ancora nel 1855 questa località fosse ricca per tutto il lavoro che più di 600 anni prima era stato fatto e che il nostro documento ci testimonia. Grazie.